Ed eccoci qui dopo il diluvio. Esatto. Signore e signori, è appena venuto giù, tipo, noi si pensava fosse il secondo diluvio universale, no? Invece no, ha smesso di piovere. Ecco qui, questi sono, prego, prego, inquadriamo il fiume, qui è nato, e ora penso si inizierà la vera giornata dello sport. Speriamo. Speriamo soprattutto che non ripiova. Esatto. Tita sotto la pioggia, com'è stata? Orribile, però divertente. È stata molto dura, faticosa. Ma ora è spuntato il sole. Chi sei? Blerim. Blerim? Bregasi. Blerim Bregasi? Sì. No, era ovvio. Ovvio. Bregasi Blerim? Sì. Dalla parte audio come sta andando? Una bomba. Ah, basta? Sì. Saluta i nostri spettatori. Ciao ragazzi. Dai, iniziamo con la serie, dai. Si vince sì. Anche questa? Ovvio, questi colgono le patate, colgono le patate, colgono le patate. Come si sta col capello mollo? Sento bene, eh? Sento freddo. Sento tanto freddo e sto male. Mio, chi c'è? Come stai? Sensazioni sulla partita che state per fare? No, voglio. Io sono nel chill. Qui, nel momento del diluvio, era riunita la bomba atomica. Tutti i ragazzi. Massimo, anche se sei perso mi sono divertito, speravo durasse di più. Ci abbiamo provato, comunque è stato divertente. Divertente, ma purtroppo è andata comandata. Siamo col DJ. Ciao. DJ ufficiale. Te sei di? Classico Fiorentino. No, di che classe? Ah, di quinta. Quinta, sì. Perfetto. Quante feste hai fatto? Ormai diverse. Sì, diverse, da inizio anno. Un saluto ai nostri spettatori. Ciao, ciao a tutto il signorelli. Com'è andata questa mattinata? Oddio. Una. Due. Com'è andata stamattinata? Io mi potrei incazzare alquanto. Io spero. No, io odio questa scuola, sinceramente. Tant'è vero che una mi ha tirato una pallonata in faccia. In faccia? In faccia, nel naso. Mi ha fatto anche uscire il sangue. Uscire il sangue? Uscire il sangue dal naso. Esattamente. Siamo con due delle professoresse che hanno organizzato questa giornata dello sport. Dai, tiriamo le conclusioni. Allora, prima di tutto io sono ospite, quindi tutto il lavoro è stato fatto dalla Diletta, dai suoi colleghi. Però è come al solito una bellissima giornata, purtroppo nella prima parte ci ha un po' penalizzato la pioggia. Però abbiamo risolto, per fortuna i ragazzi si sono divertiti, stiamo giocando le finali. E che c'è da dire? Ce ne dovrebbe essere più di queste giornate di sport. Sì, alla fine le belle giornate le fanno i ragazzi, perché se i ragazzi si comportano così
queste giornate vengono sempre bene, quindi in realtà sono loro che aiutano noi insegnanti poi a fare in modo che si possa organizzare queste giornate. Certo, allora noi vi portiamo i saluti di tutto l'Istituto Signorelli. Ma fateci una foto. No, è il video. Questa era bella risata. Che devo dire? Ma che ne so. Bellissima giornata, c'è il sole, mi sto abbronzando, siete tutti belli, vi voglio bene, la vita è bella, inizia l'estate.